Siamo qui con Gianpaolo Capisani. Ciao Gianpaolo. Potresti approfondire le questioni che hai trattato durante l'intervento di prima, soprattutto il discorso tra la situazione energetica attuale e i conflitti geopolitici, per favore? Sì, dunque, ci vorrebbe molto tempo, cerco di essere molto schematico questa roba qui. Avevo viaggiato in Asia centrale tipo tra i 15 e i 20 anni fa e mi ero accorto che al lato della dissoluzione dell'Unione Sovietica questi paesi erano particolarmente ricchi di idrocarburi, diciamo di energie fossili, e quindi erano anche molto appetibili. Quello che è accaduto, che poi ho pubblicato in un mio libro, è che c'era stata una specie di gara tra potenze per assicurarsi questi giacimenti. Tra l'altro in corsa c'è anche la nostra AGI, perché gestisce un mega giacimento in Kazakistan nei pressi del Mar Caspio, quindi anche una parte degli approvvigionamenti italiani provengono da lì. Però a partire da questo poi si erano sviluppati tutta una serie di conflitti geopolitici, di lotte di potere, per vedere come mandare questi idrocarburi dai produttori ai consumatori. E mandare degli idrocarburi da dove vengono prodotti in Asia centrale fino in Europa non è semplice, non è agevole ed è soprattutto molto costoso. Dunque, negli anni poi le cose si sono evolute, si sono stabiliti dei campi di potere. Più o meno l'ENI si è allineata e si è alleata alla Gazprom. È stato costruito un gasdotto sotto il Mar Nero che si chiama South Stream. Sta per essere costruito un oleodotto non con partecipazione ENI, ma con una partecipazione di grandi imprese italiane di realizzazione di oleodotti, che è poi il partner di ENI. E questo speciale oleodotto, che si chiama Nord Stream, porterà direttamente il petrolio, che verrà estratto, parte del quale verrà estratto appunto in Asia centrale, in Germania. Questo bypassando la Polonia e bypassando la Bielorussia, che sono rimaste molto arrabbiate. Addirittura, lo dico qui però poi si vedrà, si ipotizzava che parte della vicenda di Katyn, cioè il fatto che l'aereo fosse precipitato a Katyn, fosse un atto doloso di come dire, intimorimento della leadership polacca, per dirgli di non rompere le scatole su. Poi vicende come queste ce ne sono parecchie. Quella che mi ha più entusiasmato ultimamente è stata la lotta sull'Artico, nel senso si è pressoché sicuri che l'Artico abbia grandissime riserve, non solo di idrocarburi ma anche di metalli pesanti e preziosi. Questo è il motivo per cui 3 anni fa i russi hanno preso un battiscafo, sono andati sotto l'Artico e hanno piantato una bandierina russa, nel tentativo di dimostrare nell'apposita sede ONU, che non sto qui a raccontare cosa sia, che quel pezzo di Artico è geologicamente una prolusione del territorio russo. Cosa molto difficile da fare, perché si mobilitano i geologi, ma su cui hanno risposto gli altri, per esempio hanno risposto gli Stati Uniti, per esempio hanno risposto i danesi, che sono poi presenti nell'area, hanno risposto i canadesi, e tutti rivendicano adesso questa parte della zona. Io non so, ovviamente, ne dico una così: il Canada è giunto a stanziare dei fondi per stabilire una flotta da guerra nel mare Artico. È un segnale piccolo, però ci sono delle tensioni. Se queste questioni qui non verranno risolte dall'ONU, si genereranno, come dire, situazioni di tensione ancora più approfondite, e così via. Ultima cosa che si potrebbe aggiungere è che nel corso degli ultimi anni si è visto un grande attivismo della Cina. Non so, si pensi che la Cina ha cominciato a comprare pezzi di tutte le più grandi società minerarie del mondo, e vi compresi i pezzi di società petrolifere. Non so, per chi conosce, compagnia Vale do Rio Doce, brasiliana, è il primo produttore mondiale di ferro, adesso è per metà cinese. La stessa cosa è stata fatta col petrolio, sia col petrolio angolano che col petrolio kazako. Diciamo così che le vicissitudini che avevano portato le diplomazie europee a perdere tempo e a prendere tempo sul Kazakistan hanno portato questo paese, che è guidato oggi da un presidente molto realista, ad ascoltare i cinesi, e quindi è già partita la costruzione di questo oleodotto, che questa volta non viene in Europa ma va in Cina, e anche questo genera degli attriti, perché teoricamente è la prima volta che i cinesi si inseriscono in un gioco come questo e riescono a determinarne cambiamenti così strutturali. Queste sono le
prime osservazioni. Poi ci potremmo mettere l'Alaska, ci potremmo mettere l'incidente alla piattaforma British Petroleum, dico solo questa. L'oleodotto in Alaska è stato costruito a 3 metri di altezza per non rompere le scatole agli alci in migrazione. Questo è stato un costo elevatissimo, però è un esempio della complessità del settore. Adesso è in borsa un articolo sugli scisti bituminosi. Ci sono delle argille che hanno dei bitumi dentro, che da lavorare sono molto difficili, che però potrebbero diventare, nel momento in cui il costo del barile del petrolio diventasse elevato, potrebbero diventare redditizie, ed è questo che i canadesi e gli americani stanno studiando.